Ben approdati nuovamente sul mio canale! Finalmente sono tornata! Per chi ha visto le storie su Instagram? Ebbene sì, io registro ed edito con il mio tablet. Bene, è caduto faccia avanti, si è crepato il vetro, sono rimasta ferma per 8 giorni. Non ho potuto creare nessun tipo di contenuto. Oh, Jesus, non potete neanche letteralmente immaginare quanto mi è mancato non girare video e soprattutto quanta roba ho accumulato, quanti video ho da fare, una marea. Gente, sono carica a pallettoni, prendetevi qualcosa per il cuore perché vi faccio morire tutti di infarto in questo video. Ve lo giuro e ve lo prometto, sarà al cardiopalma. Come non mai, un video haul di tutti gli acquisti che ho accumulato. Andiamo a incominciare. La battaglia inizio, mi raccomando, armati fino ai denti, prendete provviste, soprattutto liquidi, perché si comincia. Innanzitutto io sono qua in questo unico angolo di paradiso, il resto della casa è volto nel caos perché c'è un macello. Sono alle prese con un doppio trasloco più lavoretti vari per casa, c'è il gatto che mi passa avanti e indietro come uno squalo qua sotto e non so perché, e cerca di far cadere nuovamente il tablet. Ovviamente non ho acquistato tutti in una volta, questo sarà almeno un mese di acquisti. Cominciamo da questa borsa qua, che è un po' piena d'abbigliamento, gente, parecchio piena. Poi ci saranno cose per la casa, profumate e make-up. Allora, innanzitutto, l'anno scorso avevo un bellissimo cappellino in cotone con visiera che ho portato fino alla muerte, nero, semplice, ma lo so perso sul treno. E allora, che fai? Non lo ricompri? E l'ho ricomprato, questo l'ho preso dal mio Chinese di fiducia a 3,50 euro e passa la paura. E mi piace un sacco come mi sta, ma non me lo metto fino in fondo perché c'ho il ciappino qua dietro. Poi, questa è una dritta che vi dà Alici, una drittona. A Roma ci stanno due posti dove io vado sempre a pizzicare e sono due banchi che hanno stock di abbigliamento di marca. E quando gli capitano i stock, c'hanno tutto, qualunque cosa sia, indifferentemente dal brand, tipo 5-6 euro al pezzo. A volte te può capitare Tally Whale, a volte te può capitare Mango, ma a volte te può capitare pure roba molto molto più figa e ancora più figa. E ho pizzicato un po' di cose. Allora, ne ho beccato uno. Questo si trova a Ottaviano, proprio vicino alla metro Ottaviano, c'è tutta una fila di banchi e c'è anche questo che vende l'abbigliamont ed aveva tutto 6 euro al pezzo di Pinky, tutta roba di Pinky, spesso sono cose anche solamente della stagione passata che quindi voglio dire la rispacciano pure nei saldi, e ho preso questo delizioso toppino in velluto. Questa sotto le giacche, gente, è un amore. Ed è anche comodo, diciamo, secondo me calza anche facilmente, perché dietro c'è tutta questa parte goffrata, elastica. Questo, vediamo un po', era presso pieno 15,99, io l'ho pagato 6 euro, la taglia è la L. Sempre stesso banco, sempre Pink, ho trovato questa camicetta che mi fa una cifra hippie bohemienne, j'adore. Eccola qui, troppo carina. Scusate, metto giù la borsa, se no è un casino. Mi piaceva tantissimo la fantasia, queste applicazioni che sono fatte sembrano tipo un po' all'uncinetto, come dire, credo sia macramè. Non è molto molto lunga, è larga, con tutte queste piegoline sul davanti, la manica lunghetta, con questo sangallo che va ad urlare il polso, e mi è piaciuta un sacco.
Questa qui è una 40 europea, quindi una 44 italiana, stava 25,99, ma io l'ho pagata sempre 6. De cotone questa, insomma, pure con i primi caldi. Quest'altra magliettina nera bellissima con lo scollo incrociato. Oddio, la maglietta fa sfarfallare la luce. Lo scollo incrociato è quello che mi sta meglio in assoluto, per via dell'abbondanza anteriore, è vero. Ha la culisse in vita con questa baschina che va a nascondere tutto ciò che non vogliamo che venga proposto, né vero al pubblico. Questa manichina un po' montata, arricciata, che fa tanto vittoriano, a me mi piace un sacco. È a manica lunga. E questa giusto adesso io posso dare ultime botte e poi la dovemo da mettere via. Spero di riuscire a sfruttarla un pochetto. Ottimista la Lizzy di poter fare il video haul con andare a Duopo. Un mese fa prese anche questo grazioso maglioncino in filo di cotone, è davvero delizioso, a costine che fa poraccia, ma a me mi piace un casino. Sti bottoni mi hanno fatto innamorare, perché io quando vedi i bottoncini sulla spalla e poi così carini, niente. Perdo la testa, manichina lunga, aderente, non eccessivamente lungo il maglioncino. La maglia di prima era una XS, mentre questa è sempre una XS, da 15,99, sempre 6 euro l'abbiamo pagato. Molto molto bellino anche questo. Ma andiamo avanti veloce, che sennò ci famo notte. E che ti pare che la Lizzy non si pizzica una giacca? Ovviamente ci sta pure la giacca. Io per le giacche vado matta, gente. C'è una collezione di giacche infinita. Questa è una 36, cioè una 40 italiana. Io ho le spalle piccole così, manco quelle di un burattino. E da 29,99 è sempre pagata 6 euro, quindi prezzo ottimo. È una giacca crop, bellissimo il collo, bellissima la manichina un pochino montata. C'è un po' di spallina dentro che a me piace perché mi dà un pochetto di qua spalla che non c'ho. E si chiude semplicemente con un bottone e rimane avvitata. Bellissima. J'adore. Poi per 6 euro voglio dire. Mazza da roba, ne ho presa un casino, eh? Poi questo che è tutto bello masticato e direi che gli dobbiamo dare una bella stirata. Questi toppini che quest'anno dovrebbero andare un casino, non è vero? Ed è di questo tessuto un po' una sorta di garzo di cotone con tutti questi puini. La Lizzy inventa nomi. Con tutti questi pois a rilievo, questo leggero, fresco, e poi mi piace tantissimo questo pizzo chantilly de puro sintetico, ma rimane sempre comunque bello con l'allacciaturina con i bottoncini dietro. Cioè, adoro. E c'è il pizzetto pure qua sullo scollo. Questo è troppo caruccio, nelle sere d'estate, se ce le faranno godere, ci piacerà indossarlo. Magliettina choué choué, beccata un altro Banca Laurentina, carinissima, mi piace tanto sto colore, sto carta da zucchero chiaro. Poi c'è sto scollo a V che, insomma, mi va sempre un po' a mitigare la situazione abbondanza, perché per contro, se portate un qualcosa di accollato e aderente, si volumizza di più la situazione che se mettete una scollatura strategica che va otticamente a ridurre l'impatto dell'abbondanza. E io questa cosa la seguo. Poi mi piacciono le scollature, gente, e ve devo dire, quando avrò 60 anni, mi metterò accollata. Adesso finché posso sfrutto, no? Poi vabbè, mutande. Troppo carine però. Così. E così. Perché di mutande se n'è mai abbastanza, gente. Al banco invece di Flaminio, che è un altro di questi ottimi, dove ci trovate tutto, anche un sacco di marchi che sono su ASOS e su Zalando. E c'avevano tutto uno stock di mango. Mango, gente, ha. Devo dire, dei modelli che a volte fanno un po' troppo sciuretta, per i miei gusti. Però c'hanno pure quella traccia bohemienne che mi soddisfa, se ben abbinata. La qualità è veramente ottima dei materiali utilizzati da Mango, nell'80% dei capi che vendono. Ho preso questa
bellissima camicia di questo color crema meraviglioso ed è pipistrellata ovviamente con la manica con il bottoncino rivestito in tessuto. Poi c'è queste pieghe davanti che fanno troppo bohemien, il laccetto che la chiude al collo ed è molto lunga. Questa volendo può essere messa anche con un leggings oppure messa in parte in un bel pantaloncino a vita alta, in un bel pantalone a vita alta skinny o con una stringata maschile o con un bel décolleté per esagerare. Ma sa tanto di freschezza e di frescura. La taglia è una M. Questa era a prezzo pieno, non si sa perché l'hanno coperto. Comunque io sempre a 6 euro ho avuto la buona suerte di trovarla. Comunque a meno di 30-40 euro una cosa del genere da Mango non la pagate. Quindi ottimo affare per me. Ma la freschezza poi. E tra l'altro... anche questi, tutti i prodotti etichettati, e c'è pure il bottoncino di ricambio. Poi una cosetta veramente sfiziosissima, che quest'anno poi queste cose vanno, perché vanno le trasparenze, vanno i ricami, va il pizzo, sempre di Mango, questa blusina in tulle, e questa dovrebbe risultare anche bella aderente, comunque è un tulle elastico. E ci sono queste applicazioni veramente troppo carine di fiori ricamati. Poi questo color teal io ci vado semplicemente pazza. E non è lunghissima, si ferma sotto la vita, sul primo fianco. Ed ha la manichina a tre quarti con queste altre applicazioni sempre di ricami e perline. Si chiude dietro con il bottoncino in madreperla. Questa anche deliziosa, sempre 6 euro. Qua purtroppo mi si è staccata l'etichetta. Comunque tutti sono capi nuovissimi. Stock di rimanenze di magazzino o simili. Passiamo a un po' di beauty. E in questi giorni, mentre andavo a svuotare la casa di Acilia da tutto il suo contenuto, troppo a dir la verità perché è invaso questo piccolo appartamento in cui vivo, e sono andata in un negozio che si chiama Casa Bella ed è un grande magazzino pseudo cinese, tipo acqua e sapone, tipo vende la qualunque cosa, vende anche mobili, un altro po', mobili, abbigliamento, roba per la casa, ci potete trovare tutto. È una sorta di Amazon in un negozio, pazzesco. E ci ho trovato lui, il mio amatissimo Sunsilk, che non trovo quasi mai da nessuna parte, al cocco e aloe vera, e quindi visto che c'ero ho preso un backup. I cotoncini cotoneve, che sono i miei preferiti in assoluto, solo che fondamentalmente di solito costano l'ira di Dio, e li ho trovati a 99 centesimi, ne ho presa una confezione che l'ho già messa in uso, e questa, quindi due. E poi, gente, ho preso un nuovo Tesori d'Oriente. Ed è un bel video profumato, anzi più di uno, da farvi. E intanto questo, Aegyptus, profumo aromatico, giglio blu del Nilo. Io questo non l'avevo mai provato, gente. Oh Gesù, l'ho spruzzato un attimo nel tappo ed è veramente troppo buono. Devo ancora testarlo per vedere un po' la durata, l'evoluzione. Poi ve ne parlerò in un video. E sembra promettere molto bene. Ma quanto è bello il pack, blu e oro, fa una cifra Egitto. Dopodiché sempre da Casa Bella, e vabbè questo niente di trascendentale, ho preso Roberta, non so se vi ricordate, una vita fa andava, non pensavo producesse ancora, però a quanto pare sì, e ho preso una canotta, questa è quella bianca, taglia terza, spalla larga, in cotone elasticizzato. Queste sono carinissime anche come sottogiacca, ma io spesso in estate le metto anche proprio così, con uno shorts magari un po' particolare, sopra metto qualcosa di molto semplice, ed è proprio come la vedete qua in foto. Questa è quella bianca e credo di averla presa anche, eccola qua, in nero, super basic ma super utili. Pagate pochissimo, mi sembra intorno ai 3-4 euro forse, 5, forse 5,90.
E poi sempre lì da loro ho preso un reggiseno, perché mi sono trovata a non avere quasi per niente reggiseni neri, di quelli proprio super super semplici, da mettere anche sotto le magliettine aderenti, in modo che magari non si intraveda il pizzo dalla trama della maglia, che non lasci proprio segni. E ho preso questo qua, che è proprio come lo vedete qui, soltanto che è nero. E anche questo mi sembra l'ho pagato 5,90. Vediamolo un attimo. Ah no, questo è quello color carne, quello nero c'ho là sotto, poi ve lo faccio vedere, perché mi mancava proprio roba basica. E quindi questo qua, però c'ha questa leggera trama un po' tipo zebratina o quasi corteccia di albero. Comunque l'importante è che sia proprio di quelli super super semplici, liscio, morbido, con questa microfibra così. Cioè piace, sto fiorellino mi ce lo stacco perché non mi fanno molto impazzire. Ed ecco quello nero della Liabel, che non pensavo avesse fatto anche reggiseni con il ferretto, perché io quelli senza ferretto non mi trovo comoda. Ed eccolo qui, questo è ancora più semplice, meno male non c'ha né fiori né fiocchetti, con la bretellina sottile. L'ho pensato sia per quel top che vi ho fatto vedere prima, tutto un po' frescolino, nero col pizzo, sia per quell'altro in velluto, perché altrimenti poi mi fa brutto che si vede la bretella larga, visto che quelle hanno le bretelle sottili. Comunque sono regolabili. E questo l'ho pagato 6,90 euro, se non sbaglio, esatto, 6,90 euro. È veramente morbidissimo ed è una... mo ve faccio mettere paura, una quinta, gente, una quinta, perché io porto una quarta borderline, che va in eccesso. E poi ho preso un'altra canottiera nera, come se non bastassero. Questo è un brand che avevo trovato anche a, in un negozietto che era accanto alla profumeria ad Anzio, dove lavoravo lo scorso anno. Il brand è Jadea, pubblicizzato niente meno che dalla nostra Belen Rodriguez. Oh, mi è caduta la spalina. Oh, oh, mi sto divertendo la matti. E niente, l'ho preso perché le canotte nere non sono mai abbastanza. In realtà di questo brand avevo preso quella bianca lo scorso anno, me l'ho trovata benissimo, la sto riutilizzando anche quest'anno, e mi mancava quella nera, così insomma con i basic dovrei essere a posto. Ciabatte estive, perché a me quelle di plastica, gente, non mi piacciono. Cioè in estate puoi andare in giro con la ciabatta di gomma, tipo quelle Crocs, no? Terribile, ma quanto fa sudore acquitrino, quanto... cioè a questo punto meglio l'infradito, solo che prima di arrivare all'infradito, perlomeno per quanto riguarda me, ce ne vuole. E quindi, visto che non riuscivo a trovarle da nessuna parte, De Fonseca ci è venuto in aiuto e ho preso queste ciabattine fantastiche in cotone freschissimo e leggerissimo, da portare in casa, in ta casa. Pagate, mi sembra 11 euro 10 euro, insomma manco troppo. E da Casabella ho veramente svaligiato, gente, perché ci sono passata 2 o 3 volte mentre andavo a svuotare a casa e ho preso diverse cosine. Intanto ho preso di Melissa My Beauty queste spugnette che mi erano finite, cioè non è che mi sono finite, che me ne frega mia madre se è in Berta, e io poi non le trovo più. Le sto sempre a ricomprare e lei me le sta sempre a fregare. Queste le devo nascondere. Poi ciglia finte Melissa My Beauty. Questo modello mi mancava. Io queste ciglia finte Melissa, gente, mi ci sono trovata talmente tanto bene che mi potete immaginare. E dovunque vado che pizzico qualche modello diverso, o devo provare. Poi dovrò anche fare un po' di backup di quelli che mi sono piaciuti di più. È il nuovo traguardo, 1,50 euro, e passava paura. Ho preso 2 cinturine da mettere in vita. Ora queste vanno un attimino fatte riprende. Comunque, una con la fibbia in metallo argentato, in modo da poterla abbinare con ciò che ha finiture argentate. E un'altra invece, questa mi ha fatto tanto finto Gucci, mi ha fatto troppo spaccato, ho dovuto prendere per forza. Comunque con la finitura sul dorato. Carinelle da mettere con gli shorts, con le gonne, ma pure sui vestiti secondo me. Ci divertiremo un po' magari con gli outfit se riesco a trovare tempo, volentieri.
Da Casabella c'hanno una marea di cerchietti, uno più bello dell'altro, mi sarei portata via una carrettata. Una carrettata di cerchietti. Ne ho presi solo tre per ora, ma non è detto che non ci torni. E bellissimi, gente, bellissimi. Allora, intanto questo senape a pois di questo raso. Cioè, ma quanto è bello. Scusatemi, ma è veramente troppo, troppo. Troppo figo. J'adore. Bellissimo, questo l'ho pagato 3,90 euro. Ce n'era uno pure tutto tempestato di Swarovski che molto probabilmente ci tornerò a prenderlo. Questo se staccate l'etichetta comunque il prezzo sta qua dentro, 2,90, ma quanto è carina pure questa poa. I poa sono blu e questo è sto giallo, sto fissa questo giallo, gente, fermatemi. Che poi il giallo va tanto quest'anno e su sto capello lilla, cioè, ma spaccate brutto, scusatemi, voglio dire, meraviglioso. E per finire, poteva mancare il leopardè. Potevo farmi mancare il leopardè io con sta faccia, ma anche no. E quindi leopardè sia, gente. E mo sapete che vi dico, leopardè se lo tenemo. Finalmente ho ricomprato la spazzola, perché l'altra mi si è frantumata. E il punto è che quella dietro c'aveva lo specchio, che è la cosa più inutile del mondo, perché tu te pettini e poi come te specchi? E poi quello specchio era sempre traballino, ballerino, non la sopportavo più. E quindi ne ho presa una normale, come Dio comanda, spazzola che sia spazzola, eh? Il tutto fare va bene giusto per i cosmetici. Questa mi ricordo quanto l'ho pagata, ma tipo 2 euro, una cosa del genere. Di quelle così quadrate, bellissime, comodissime, satine. E qui c'è un prodotto. Qua ho pensato tantissimo. Uno, Florinda. Ho trovato pure il profumatore per ambiente, quello con i bastoncini alla mamma, Florinda. Florinda mette da caccia. E poi mi è venuta in mente Antonella, non lo so com'è, in automatico. Quando vedo Tesori d'Oriente penso a Antonella. Un besito a entrambe, fanciulle mie. Ora lo andiamo ad aprire perché io non l'ho ancora aperto e non so da quanto tempo ce l'ho qua. Qua ci stanno i bastoncelli. E mo famo salì la bottiglietta cercando di non rompere, perché ultimamente io rompo tutto, non si sa come mai. Dannazione. Wow, ma c'è, ma scusate, ma che luxury, ma quanto è bello. Ma veramente figo. Ma sentiamo un attimo l'odore. Madonna che buono, ma non vedo l'ora di metterlo. Ma ne sto a finire un altro che c'è lì alla vaniglia. Ma quando ho finito quello, de corsa quest'altro. Ma Dio, ma è bellissimo. C'erano anche altre 2-3 fragranze, non tra le mie preferite. Però visto a mamma sono andata sul sicuro, perché sia come ammorbidente che come profumo, buonissimo. Ho detto sarà buono pure il profumatore per ambiente. E quindi, eccolo qua. Malattia Tesori d'Oriente. E una busta Casabella è andata. Ma andiamo avanti. Io direi intervalliamo con un po' di make up. Perché come forse avrete già visto, perché forse sarò riuscita a mettervi il video, sono andata da Kiko, che ora ci sta sfornando tra mitraglietta tutte le nuove collezioni. E quindi sono andata a pizzicare la Fruit Explosion, e cioè era in omaggio con l'acquisto di minimo 3 prodotti, la pochettina carinissima con tutta la stampa dei fruttini, in ecopelle fasullissimo ma meraviglioso, e dentro è per dinci bacco addirittura foderata con questo fucsia a 0 diottrie, carinissima. Io ho malattia pochette, quindi potevo farmela scappare, ma assolutamente no. E poi ho preso ben 5 prodotti, gente, questa collezione non mi è piaciuta per niente. Ho preso 01, questo è Juicy Lip Oil, j'adore. Io dove vedo lip oil parto proprio come il toro quando vede muovere il mantello rosso. Eccolo qua, quello all'arancia, buonissimo, gente, buonissimo, ma sa proprio di buccia di arancio. Favoloso e bellissimo da vedere. Poi questo è il blush, a me questi blush così piacciono da matti.
e vi lascerò il video in cui ho provato tutta la collezione nelle schede. Bellissimo, bellissimo. L'ho provato anche sulle labbra e in fotocamera con le luci non mi sembrava granché. Invece devo dire non è male anche sulle labbra, gente. No, 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 no. Va ritestato. Poi ho preso la matita bellissima di questo color corallo. E invece ho aperto il matitone. Ma sono proprio rincoglionita io. Sapete che sono 8 giorni che in giro video. E il matitone comunque è un'altra cosa pazzeschissima, gente, perché c'ha un colore assolutamente incredibile, però è pieno di pagliuzze tra l'oro bronzo e il fucsia violetto. E io, poi effetto fresco, io giuro non ho mai visto un colore del genere. Guardate qua che roba, bellissimo. Andatelo assolutamente a swatchare, questo merita. Poi la matita, questa è quella proprio color corallo fluo, bellissima, soprattutto all'interno dell'occhio, è un colore da panico, guardate che roba, cioè all'interno dell'occhio è meravigliosa, ha proprio quel pop di colore che rende qualunque look particolarissimo. E poi l'ultimo prodotto è, devo dire, forse uno degli illuminanti migliori che abbia mai fatto Kiko, ed è questo, a parte il pack bellissimo, a forma di fragola affettata, e poi ci sono i due lamponi. Mamma mia, no, io vi posso dire che questo illuminante è incredibile, ma poi sottile, gente, almeno a me non texturizza, e non è che ci abbia sta pelle così eccezionale, ve lo dico. Profuma anche di lampone, meraviglioso, gente, non perdetevi assolutamente illuminante e ombretto in stick borgogna, perché sono pazzeschi. Sono passata anche da Wycon, ebbene sì, ho acquistato, gente, ho acquistato da Wycon, ho acquistato 2 pezzi della nuova collezione e in settimana arriverà il video, quindi preparatevi, non ve lo perdete. Oh, un déjà vu, un'altra bustina di Kiko, Dolce Diva, gente, altro video in arrivo a brevissimo, preparatevi, appizzate il ricchi e tenete d'occhio il mio canale. Ultima bustina, sempre casa bella. Ho preso per fare la casa più bella questo bellissimo tralcio d'orchidea. Poi andrò a creare una composizione e vi farò vedere. Perché ho visto che molte di voi sono curiosi di capire cosa sta accadendo. Perché vedete questo background che cambia, ricambia, rigira e rimescola. Ebbene sì, sto facendo dei lavori anche nella mia stanza. E poi non appena tutto sarà terminato vi farò il room tour e la nuova makeup collection. Arriverà presto. Questa mi sembra 4,90 euro, neanche tanto, sono bellissime in tessuto. E il colore mi piace troppo, sta bene pure con i capelli. E qui poi so praticamente tutte cose per la casa. Ho preso questi sassetti che mi servivano sempre per la composizione con l'orchidea e questa sabbiettina, anche un po' luminosina, lilla. Sono fissa con lilla. Che se vede, unghie nuove, finalmente ho la mano devastata, avrei mozzicato un ippopotamo, guarda, una cosa. Mi sarà pure schiacciato il dito, non lo so se si vede ancora, ma c'avevo il dito pisto viola, finito schiacciato fra 2 scatoloni enormi, pieni di panni e piatti, ma va bene tutto. La Lizzy sopravvive sempre, è una survivor. Ah, citazione. Poi per la camera della mia mamma, che è malata per la lavanda, ho preso quest'altro diffusore sempre con i bastoncini della Jeb, diffusore Essence, made in Italy, e sono sicura che sarà molto molto contenta, ma appena avremo finito di sistemare anche la sostanza glielo metterò sul suo nuovo cassettone. Poi la Lizzy passione candele, e ho preso questa, ma quanto è bella!
Questo da mettere accanto alla composizione con le orchidee, poi ho delle altre cosine un po' shabby in ceramica bianca, insomma, faremo una cosa carina, almeno ci provo, diciamo, ma è stupenda con questo ricamo così, mi piace troppo. Questa poi era costata pure pochino, mi sembra tipo 1,90 euro, qualcosa del genere. La marca è Lux Scented Candle e c'è un profumo buonissimo che non credo sia lavanda, è un qualcosa proprio di fresco, tipo di panni puliti. Buono, si è proprio il classico profumo di pulito. E poi ho ricomprato il diffusore per gli oli essenziali perché io uso tantissimo anche questo e sempre tutto quanto bianco, un po' sentore di shabby, ci piace. E tra l'altro stanno anche bene i vicini. C'è sempre un entusiasmo quando si va a, come dire, a riarredare anche solo una stanza. Mi piace. Ultime due cose. Ho preso queste candeline, sempre Scented Candle, lavanda, da mettere nel diffusore. Ho anche l'olio essenziale alla lavanda, perché la lavanda la adoro anch'io. Mi dà proprio quell'aria di fresco e pulito in casa, la uso anche moltissimo nei detersivi, nei detergenti, negli sgrassatori, cioè una delle fragranze che cerco di più assieme al muschio bianco, buonissime. E poi ho preso questo ai fiori bianchi, questo l'ho preso da Inns ed è un profumatore di quelli che si inserisce nella spina, credo che questo lo metterò in ingresso, così appena si entra comunque poi c'è questo odore che magari si va un po' a diffondere, a mescolare con le altre fragranze più o meno sulla stessa nota che sono dentro tutta la casa. Oh, proviamo. Oh, mon Dieu, gente, io attorno a me ho ancora più devastazione di prima. Spero di essere riuscita a farvi vedere tutto. Avevo messo tutto bene da parte perché volevo farmi questa chiacchierata con voi, darvi qualche dritta, farvi vedere delle cose carine e interessanti che avevo trovato. Spero che questo video lungo 1,5 km vi faccia un po' di compagnia e forse mi direi pure troppa, cioè sono morta quasi dei media, sì in effetti, e spero di non avervi appallato troppo. Sono contentissima di essere finalmente tornata a poter pubblicare contenuti e ora recupererò a martello tutto quello che non ho potuto pubblicare in questi 8 giorni di assenza. Fatemi sapere se mi sono mancata, voi mi siete mancati tantissimo. Vi si ama a tutti quanti, vi si ringrazia a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video.